Vecchio, diciamo al 100%, il 17%, ricordava Francesco, è il peso della Lega Pro nell'assemblea elettiva di lunedì prossimo. Torniamo al calcio giocato, meglio all'Inter, che dopo l'esperienza statunitense in Guinness Cup è rientrata in Italia, sbarcata questa mattina intorno a mezzogiorno a Linate. Grandi sorrisi per i nerazzurri che adesso avranno due giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti. Atterrato a Malpensa, però, quindi non si sono ancora incrociati, anche Osvaldo, nuovo acquisto dell'Inter, che nelle prossime ore effettuerà le visite mediche, ed è molto vicino anche l'arrivo di Medel dal Cardiff City. Tornando a Linate, sentiamo l'intervista raccolta con Jonathan. Come sarà giocare con Osvaldo? Speriamo bene. Grazie. Un grandissimo calciatore, un bello acquisto dell'Inter. Adesso iniziamo l'allenamento con lui per conoscere ancora meglio. È un Inter da Champions League, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sempre il migliore possibile. Presto ancora per dire qualcosa sul suo obiettivo, ma sicuramente dobbiamo portare l'Inter al più alto posto possibile, che è la Champions League, e litigare anche per il scudetto. Tornate fiduciosi però da questa tournée. Sì, sempre fiduciosi. Un autografo con la tua. E continua la stagione, la prestagione dell'Inter, domenica 10 agosto alle 3:30, Eintracht Francoforte Inter, Sky Sport 1 HD, stesso canale per PAOK Salonicco Inter, in programma giovedì 14 agosto alle 19:30. L'Inter ritorna, la Juve parte. Allora le immagini della partenza della squadra di Massimiliano Allegri per la tournée in Oriente. Grande, davvero grande accoglienza a Malpensa per la squadra di Allegri. C'era anche il presidente Andrea Agnelli, accolto dai cori dei tanti tifosi. Tanti cori anche per Vidal, che è stato regolarmente convocato e quindi partirà per la tournée asiatica. Quindi magari questo può essere un indizio maggiore per la permanenza del centrocampista cileno anche la prossima stagione in bianconero. Tanti applausi anche per Massimiliano Allegri, ricorderete non era arrivato proprio tra le grazie dei tifosi, invece è subito entrato sia nelle grazie dei tifosi ma soprattutto di quelli dei giocatori, tante le testimonianze a suo favore anche da parte di Chiellini qui in diretta a Sky Sport 24. Come vedete passano i giocatori, sentite Chiellini, anche il boato per il giocatore che si è legato a vita non solo alla sua compagna ma anche alla un'altra signora, la Juventus, e finirà lì probabilmente la carriera. Questi gli appuntamenti, noi seguiremo la Juventus, la seguiremo nella tournée asiatica, All Star Indonesia Juventus, da seguire su Sky Sport 1 HD, poi il 16 agosto a mezzogiorno invece sempre su Sky Sport 1 HD, Singapore, una selezione di Singapore contro la Juventus, mercoledì 20 agosto il classico appuntamento da non perdere e da non perdere neanche su Sky Sport 1, Juventus A contro Juventus B alle ore 17. Intanto a proposito di Juventus, Alessandro Del Piero non ha alcuna intenzione di ritirarsi, devo ancora decidere cosa è meglio per me, ma voglio continuare a giocare, dichiara, la mia passione, so che non potrò andare avanti fino a 90 anni, ma penso di essere sufficientemente in forma per disputare ancora una stagione. Del Piero, che non ha trovato l'accordo con il Sydney Football Club per il prolungamento del contratto, domenica giocherà un amichevole con la squadra delle All-Star, avversaria la Juventus. Finale tutta inglese invece nella Guinness Cup, si giocherà a Miami, si giocherà un anticipo della Premier, quella tra lo United e Liverpool. A Miami, dove splende il sole, almeno lì, finale tutta inglese non è una sorpresa, ma lo è. Come Liverpool e Manchester United si sono rialzati in fretta dalle recenti batoste. La squadra di Brendan Rodgers, dopo aver perso il titolo all'ultimo in Premier, e Suarez, sembra essere già pronto, con i giovani, a cominciare da Allen e Suso, che hanno affondato il Milan, ma soprattutto il fenomenale Sterling e il capitano del futuro, Henderson. Gerrard per il momento ha lasciato solo la nazionale inglese, chissà se quei tre mesi da incubo che lo stesso Stevie ha raccontato in un'intervista lasceranno ancora degli strascichi.